cosa si mangia in un matrimonio in Sicilia. Sì, sì, va bene. Auguri, augurissimi, ma ho una domanda. Dai, che due? Quanto ti è costato tutto questo che è infinito? Quanto mi è costata la casa? Direttamente. Vedi un po' di riso con me. Iniziano le danze. Dopo un caldo pomeriggio in chiesa, eccoci arrivati a Castello delle Acque. In ogni top location, ricordatevi che sarà sempre un fidanzato schiavizzato dalla zita per farsi fare la foto indimenticabile della propria vita. E io che sono single posso fare da testimone a questo scempio sul genere maschile. Questa non è una villa, è Etnaland senza scivoli, immensa. Dopo l'arrivo degli sposi è chilometri e chilometri di via crucis infinite per le lunghe vie di Torre delle Acque. Finalmente raggiungiamo la parte fondamentale, la sala di pasti, tavoli cosparsi, di autostrade di spesa, punti di spesa, tunnel di spesa infinita, carne, pesce, sushi, gourmet, no gourmet, dolci, pasticcini, no, quelli sono dopo. Vi svelo la tecnica del banchettaro ingallito: si mangia all'impiedi, tutti perfetti con la maglietta, mi piace. Io non sono un grande modaiolo, ma si sa, è la spesa quella che conta. E siccome allora, la fame non c'è mai fine, quasi, facciamo il bis? Andiamo? Ma che stai facendo? Porta il vino. Ad un matrimonio non sedetevi mai, perché non troverete più niente. Si sono spazzolati tutte cose. È rimasto solo il vino. Madonna. Finiti gli antipasti, passiamo alla seconda tappa. Ci accomodiamo, aspettiamo gli sposi che si ripresentano e si riparte. Risottino iniziale, bello cremoso, ma quello dopo è ancora. Ma prima, piccolo break di intrattenimento. E adesso l'oro. I rami di pasta fresca, burrate e gambero rosso. Arriva il secondo e facciamo borneggiare anche lo sposo. La stanchezza e il vino iniziano a farsi sentire. E tra future spose intrepide e giarrettiere volanti si è fatta l'una per uguale. Per sgrassare il tutto, un bel trenino ci sta tutto. E le cutticchiere della situazione non possono mancare. Qui siamo alla seconda bottiglia di vino. E adesso torniamo dove tutto è cominciato. Perché è arrivato il momento del taglio della torta. Magnifico! Marco, sono esattamente le 2:20 e tutto va bene. La torta, i dolcini. Hanno gli scomposti a bomba. Io mi risetto con la frutta, proprio. Ma delle mini crepe nel cammino mi hanno intrigato. E ma quindi frutta sì, con crepe, sì. Che tanto è light lo stesso. Grazie. No, basta, stavo anche non ce la faccio, ragazzi, te lo giuro. Io alle 3 di notte non avevo più la forza.